Siamo live, eccoci qui stasera, mercoledì 13 ottobre, con la con l'amico e socio di sempre Alessio Angelelli, ma non sono cavaliere, avrei dovuto presentare prima Silvia, la nostra bravissima nutrizionista che da poco è entrata nella SIM. Ancora non ha nessun incarico, ma ci stiamo lavorando. Unica donna. Ciao, l'unica donna che sopporta i nostri litigi all'interno. Sopravvivo. Nella chat di Telegram, ecco qui. Aspettiamo che arrivino un po' di telespettatori e nel frattempo condivido la diretta su altri canali, se possibile. Prima cosa verifico se sta andando tutto bene sulla nostra pagina Facebook, perché dovete sapere che Facebook mi ha bannato per 7 giorni. Allora, funziona tutto benissimo, quindi condivido non posso condividere perché non mi permette di condividere. Va bene, posso condividerò un'altra volta. A posto. Allora, benissimo. Ci sta anche Alessio. Vuoi dire qualcosa, Alessio, prima di partire con a sprombattuto con Silvia? Ti volevo ringraziare, Silvia, per aver accettato la presenza qui e sono molto contento appunto perché è entrata in Simne, è la figura che mancava, diciamo, quindi abbiamo completato molto bene, diciamo, l'organico. Anche perché si parla, è un'esperta di un problema che affligge tante donne che onestamente abbiamo sempre trascurato sia nella Simne che soprattutto nel mio blog, che è un blog di lungo corso, non ci siamo occupati pochissimo di questo problema che affligge tutte le donne a una certa età, che è la menopausa, e magari ne parliamo dopo. Benissimo. Allora, va bene, allora Silvia, parlaci un po' di te, tu sei di origini argentine, parlaci un po' di te, come sei arrivata in Italia, ovviamente sei di origini italiane. Sì, discendenza italiana. Allora, tieni conto che io sono nata e vissuta in Argentina per un lungo periodo e io vengo da una famiglia di naturopati, pertanto c'era già fin dalla mia infanzia la concezione della salute, delle cose naturali, del cibo sano. Pertanto questa è una cosa che io mi trascino per tutta la mia vita. E in Argentina, voi sapete che studi avevo fatto il liceo scientifico, dopo mi sono trasferita qui in Italia, è servito a poco, ho dovuto fare anche altri esami per convalidare quello che avevo fatto di là e in seguito ho fatto economo dietista qui in Italia, perché era quella più vicina come vicinanza e tutto, io volevo fare qualcosa sull'alimentazione, pertanto ho fatto economo dietista e da subito ho cominciato a lavorare nel sociale, pertanto facevo i programmi nutrizionali per le case di riposo, per gli asili e già da subito vedevo che cominciava qualcosa a cambiare nell'alimentazione di questi anziani, oppure che mi riferivano che utilizzavano meno farmaci o meno lassativi e questo mi ha motivato sempre di più ad andare avanti con dei corsi di aggiornamento, perché ho detto se con l'alimentazione si riescono a fare così tante cose e pensa che io mi lavoravo con una fascia di persone che erano gli anziani ed erano i bambini. E dicevo già, se con l'alimentazione riesco ad aiutare queste persone, posso allargarmi ancora di più e fare ulteriori corsi, continuare con gli studi. E sono passati gli anni, dopo ho deciso di fare una laurea estera perché vedevo altre documentazioni, cioè per me era un po' un ripetere quello che avevo già fatto. Allora preferivo avere un arricchimento diverso come conoscenze. Ed ecco che da lì fa conto che all'estero sono un pochino più all'avanguardia, erano almeno allora. Qua in Italia mi sembra che sono molto legato industria alimentare, industria farmaco, cioè che vanno un pochino di pari passo in alcune situazioni. Invece all'estero erano più slegate queste situazioni e si vedeva già di più quello che noi chiamiamo oggi un cibo vero. Ok, perché si faceva più uso di un'alimentazione più semplice e questo
richiamava un po' quello che erano le mie origini, quello che come io mi ero nutrita fin da piccola. Pertanto sono stata sempre molto più motivata a continuare questo tipo di studio e di percorso. Fa conto che non è stato tutto lineare, sebbene che io da piccola mangiavo bene, quando sono arrivata qui in Italia ho cominciato a mangiare diversamente, chiaramente, perché qui c'era un'altra cultura, c'era un altro cibo e questo mi ha portato in breve tempo ad un aumento di 20 kg. Cioè io avevo 18 anni ed ero aumentata di 20 kg, proprio perché l'alimentazione era diversa. La gioia del palato, no? Perché c'erano tutte queste anche merendine o pane, pasta, panificati che io da piccola sinceramente non li utilizzavo. Ho cominciato a utilizzarli con tante problematiche anche di salute, perché non te lo posso negare. Mi ricordo mia mamma che mi portava da tanti ortopedici perché io avevo dolori ovunque. Cioè a 18 anni ero piena di dolori, cosa che adesso ho 48 e non ce li ho. Però... cioè erano state tante susseguirsi di cose che poi quando ho cominciato a capire che una delle cause poteva essere l'alimentazione, allora ho cambiato anch'io, cambiando studi, studiando diversamente e ricordandomi quello che io avevo già vissuto, ecco che l'ho messo insieme e ho detto io scelgo questa strada qua. Da lì a poco ho cominciato a vedere anche un beneficio su di me, pertanto il primo test io l'ho fatto su di me, ok? Il fatto di vedere diminuire di peso, perché in quell'età la cosa che interessa di più è la forma fisica, è inutile dire che quando si è giovane si pensa ad altre cose, è la forma fisica quella che ti interessa di più, pertanto cominciare a diminuire di peso, cominciare a diminuire la cellulite, e star meglio della pelle, perché io avevo anche le mani che si squamavano, cioè io avevo proprio la pelle che si toglieva dalle mani, adesso no, adesso sto bene, però adesso non ho le foto per farti vedere, ma se vedi il prima e il dopo ci sono grandi cambiamenti, pertanto i cambiamenti nutrizionali in prima persona li ho vissuti io in primo luogo e poi chiaramente è andato ad aggiungersi tutto. Io mi occupo di consulenza nutrizionale, lavoro molto su quello che è lo stile di vita e la nutrizione. Guarda che fare un'educazione alimentare è molto più difficile di fare una dieta, perché quando tu fai una dieta gli dice ok, hai un inizio e una fine, la persona sa che ha un inizio e una fine per questo periodo. Uno stile di vita e un'educazione alimentare è qualcosa che va avanti per sempre, va avanti di più del tempo e di conseguenza è molto difficile, più difficile il mio lavoro che fare il dietologo, a volte dico, perché dietologo, ok, guarda magari la componente, la dietoterapia per una determinata situazione, la persona sa che la fa giustamente per questo momento qua, finché non guarisce da... L'educazione alimentare, il portare la persona anche in uno stile di vita, andare a correggere o vedere gli orari del sonno, andare a vedere o a dirgli quanto tempo si utilizzano i computer, gli schermi, cioè tutte queste cose qui fanno parte di un insieme, il fatto di alzarsi al mattino e se hai necessità di fare la colazione lo valutiamo, ti do dei consigli per la colazione, se non hai necessità, hai necessità perché il tuo organismo digerisce in modo più lento, hai necessità di mangiare più tardi, si valuta anche questo. Cioè adesso ti ho fatto alcuni esempi di quello a trattare. E la donna è un universo da scoprire su tanti aspetti, perché e noi donne siamo molto complesse e siamo guidate per tutta la nostra vita dagli ormoni, e chi guida questi ormoni in realtà la maggior parte è il cibo, pertanto dipenderà molto dalla benzina che tu metti al tuo corpo, ed è qui che entrano in gioco proprio i consigli nutrizionali mirati a quello che è la situazione della donna. La donna quando cambia la funzionalità ormonale può subire anche dei gonfiori enormi e non c'entrano le calorie, perché se tu dici vabbè la classica cosa, no? Mangia l'insalatina prima dei pasti perché digerisci meglio, perché assimili meglio i zuccheri, in realtà a tante donne tu gli dai un'insalatina e hanno un pancione enorme, ma proprio perché chiaramente bisogna andare a vedere la digestione, bisogna andare a vedere la composizione chimica degli alimenti, mi sta benissimo, però io devo sapere
questo alimento, quando incontra il tuo organismo all'interno, cosa succede? Per quello le calorie, non mi interessa andare a calcolare le calorie, non mi interessa avere degli schemi o seguire delle filosofie alimentari, proprio perché le filosofie non sono naturali, cioè non è mangiare naturalmente, seguire un'impostazione o un'altra, crea dei condizionamenti. Quando tu sai scegliere il cibo adatto alla tua specie, cerchi di organizzare dentro a quello, ma senza il condizionamento mentale di dire oddio, adesso se non ho il calcolo calorico giusto, se non ho questo alimento a pranzo, cosa faccio? Fai un'altra cosa, però fa parte di questo l'educazione alimentare, rendere la persona più libera. Nel mondo paleo ci sta qualcuno che calcola le calorie, in Sicilia. È un personaggio pittoresco che va avanti, poi fa la pizza la domenica e la torta e farina di castagne come ricarica di carboidrati, perché si allena tutti i giorni come un forsennato, credendo di fare le cose giuste. Va bene, ma queste sono polemiche mie per divertirmi. Allora, Alessio, passo a te la parola, fai qualche domanda. Sì, io sono rimasto affascinato dal tuo racconto riguardante l'esperienza diretta con delle popolazioni, diciamo, che vivevano in modo... visto che, riprendendo il discorso della presa in giro dei vari guru, no? Cioè dicono, io sono il primo che ho portato la paleo, già non fanno loro diete di tipo ancestrale in prima persona, ma poi non hanno mai avuto esperienze dirette di questo tipo, quindi noi ci possiamo vantare, ecco, di avere anche in Simne una persona che ha avuto esperienza diretta con queste popolazioni. Ecco, se ci puoi raccontare un attimo cosa hai imparato e cosa... Allora, guarda, io fin da piccola avevo questo grande sogno, siccome quando andavo a scuola erano venuti delle persone che abitavano in queste popolazioni ancestrali a parlare, a raccontare la loro cultura, così, era le scuole elementari, pensa Alessio, e io sono rimasta veramente colpita da queste popolazioni, di come conciliavano corpo, mente e spirito, perché poi è tutto un insieme, sai, l'ancestralità non è solo quello che mangi, ma era un insieme di cose. E mi aveva colpito tantissimo questo, però dopo sono venuta in Italia e tutto, ed è passato il tempo, e pertanto non sono più andata a trovare questi popoli, ma dentro di me c'era ancora la curiosità di conoscere, di approfondire di più queste tematiche. E nel 2017 ho deciso di mettermi in contatto con queste popolazioni ancestrali indigene, proprio che sono al confine tra Argentina, Bolivia e Cile. Non è facile, perché non lasciano entrare a tutti, cioè sono protette, ma proprio perché loro vogliono rimanere protette. Ci sono alcune popolazioni che escono, cioè che loro fanno una vita normale, escono, ma poi ritornano come sede a dormire proprio nella loro tribù, e però durante il giorno, durante la settimana si spostano. Invece questa, dove sono andata io, sono proprio riservate e ci tengono a mantenere così, e per fortuna. E da loro sono arrivate, ti dicevo, con grande perplessità. Loro sono discendenti dall'Inca, però, pertanto non parliamo del paleolitico di 10.000 anni fa, ma parliamo circa da 4.000-5.000 anni fa, e vivono proprio... Sono già neolitici. Sì, assolutamente, assolutamente. Però è stato veramente un'esperienza fantastica. Pensa che quando tu vai in qualche paese estero, cos'è che fai di solito? Ti prepari i fermenti lattici, ti prepari di tutto, perché dici non si sa mai cosa succederà. Io avevo preparato tutto, ho lasciato tutto a casa. Ok, pertanto sono arrivata là sprovvista, ho detto chissà cosa succederà, niente. Assolutamente niente, mi sono talmente trovata bene anche con il loro stile di mangiare, anche perché non c'è la necessità proprio del cibo. Il cibo è proprio un mezzo per
per la sopravvivenza, ok? Non è che c'è bisogna per forza far tutti i pasti, ne faranno due al giorno se tutto va bene, cioè perché al mattino si alzano, hanno tante, tante cose da sistemare, da fare, da lavorare la terra, e pertanto il primo pasto, se tutto va bene, arriverà. Adesso non ti dico che orario era precisamente, perché l'orologio là non esiste. Sarà stato tra le 10 e mezzogiorno, un primo pasto. Un secondo pasto, quando inizia a calare il sole, ecco che mangiano qualcosa e vanno a letto, perché seguono proprio il ciclo circadiano. Tu mi dici non c'è luce, ma non serve, perché tanto alla sera usi proprio tutta la luce del giorno e non hai questa necessità proprio di avere tutti i comfort e le comodità. Chiaramente un'esperienza di vita completamente diversa da quello che si vive qua. Però una cosa mi ha colpito, che io stavo per prendermi un frutto e una signora che era lì vicino mi ha detto no, non mangiarlo, perché mi vedeva che non stavo bene in faccia. Mi ha detto quello no, prenditi meglio un'altra cosa. C'è questa saggezza popolare che abbiamo perso. Loro proprio sanno, già guardandoti in faccia, già sentendo, senza studiare, sanno tantissime cose che oggi a noi ci sfuggono. Ad esempio, con loro ho imparato come andare a scaldare lo stomaco, perché noi il cibo, come i colori, no? Ci sono i colori caldi, i colori freddi. Anche il cibo, c'è il cibo caldo e il cibo freddo, al di là della temperatura con la quale la mangi. Però ci sono dei cibi che ti possono scaldare di più, pertanto se tu hai uno stomaco che non sta digerendo bene, che ha una poca carenza di, diciamo, nella produzione enzimatica, ecco che con determinati alimenti o determinate spezie puoi andare a scaldarlo e a migliorare la sua digestione. Cioè, queste sono delle cose bellissime che se lo mettiamo nella pratica quotidiana dopo si possono tranquillamente utilizzare. Pertanto sono delle conoscenze antiche che ancora oggi possono essere valide e soprattutto rivalutate. Interessante. Ci puoi, a me la, quando hai fatto la conferenza a Chioggia con la Sim, nella prima, quando ti ho conosciuto, hai parlato della menopausa come vissuta in queste popolazioni rispetto che nell'Occidente, quindi da noi, che è praticamente un momento tragico, no, per le donne. Invece lì raccontavi che è un momento di shift da una condizione di donna, diciamo, che procrea e cresce la prole, a una condizione di saggezza. Esatto. E non, senza sofferenza, non soffrono. Esatto, viene vita proprio, la donna in menopausa viene chiamata la fase della luna, perché proprio è la fase della donna dove può splendere con tutti i capelli bianchi, e per quello la luna, proprio per i capelli bianchi, perché è una fase di saggezza. Ad esempio, il fatto che ti ho fatto prima che ti ho fatto prima del discorso non mangiare questo, ma mangia quell'altra cosa, è proprio una donna adulta che te lo dice, perché ha raggruppato in sé negli anni una determinata saggezza e consapevolezza. Infatti vengono chiamate donne medicina, perché solo loro, solo a loro è attribuito il compito di impartire gli insegnamenti. Loro la menopausa non la vivono come un processo di trasformazione, non è un processo di trauma come viene vissuto qua. È vero, il corpo cambia, il corpo invecchia e questo è normalissimo. Però fa conto che le vampate di calore non sono così sentite come lo sono qui. Un fattore è fisiologico e normale, sappiamo che quando gli estrogeni non lavorano più mandano dei segnali sballati all'organismo, perché chiaramente loro sono i controllori del corpo, controllano tutto quello che è il metabolismo, la parte metabolica, cardiocircolatoria e osteoarticolare. Quando loro non lavorano più, cos'è che fanno? Mandano un segnale sballato all'ipotalamo. L'ipotalamo, essendo la centralina termica, poi a cascata comincia a dare dei segnali sbagliati anche al cuore. Il cuore si agita, batte molto di più, l'irrigazione sanguigna comincia a circolare più velocemente, pertanto ti scaldi di più. Ecco che le ghiandole sudoripare arrivano in soccorso buttando dell'acqua. Ed ecco che una donna si sveglia
nel cuore della notte alla gatta di sudore. Ma un fattore è che capita una volta ogni tanto e quello è fisiologico, fa parte di questo periodo. Il fatto è che loro non ne soffrono costantemente, non hanno tutte queste vampate, ne hanno una all'inizio della menopausa, che poi il ciclo anche là non è che sia una cosa regolare ogni mese, Cioè, non hanno la cadenza ciclica come qua, te considera che magari mangiano un po' meno, che fanno una vita dove si muovono anche di più, il ciclo non è regolare perché la natura non porta sempre la regolarità. Ok? E allora anche questo, quando arriva la menopausa, loro lo sentono proprio da altri fattori, ma se lo sentono loro stesse, sai, non è una questione che c'è un medico che glielo dice, loro stesse cominciano a appartarsi e a insegnare alle generazioni successive, perché questo è l'insegnamento da generazione in generazione. Sono le nonne proprio che impartiscono saggezza e conoscenza. Ottimo, fantastico. E adesso poi parliamo del libro, chiaramente, che eccolo qui, Menopausa Grazie, grazie. ancestrale. Ce Ah, ce l'hai anche tu, strano. l'ho, questa volta ce l'ho. Solo Alessio non ce l'ha, l'unico che non fa marketing. Mamma mia, mi spiace, Alessio, alla prossima. Ok. Infatti, guarda, volevo appunto chiedere la tua opinione su questo punto, cioè per me c'è differenza, io preferisco parlare di anti-aging piuttosto che anti-aging, perché cioè, noi siamo portati a pensare che l'invecchiamento appunto sia una cosa deleteria da combattere a tutti i costi, con magari, cioè, con tutti i mezzi possibili, invece bisogna cercare di invecchiare in una maniera sana, perché come dicevi tu, varie fasi della vita e ognuna ha la sua peculiarità. Ecco, cosa ne pensi di questo e dello stile di vita in generale collegato, ecco. Guarda, io come ribadisco sempre, tornare indietro non è evolutivo, ok? Pertanto il nostro percorso deve essere fatto, chiaramente non vuol dire un trascurarsi, anzi prendersi cura di sé sicuramente è sempre la cosa migliore e che va sempre avvalorata. Però la forzatura è quella che a me non piace forzare quello che è il nostro percorso. Ad esempio io dico sempre, non ho ancora i capelli bianchi, però quando mi stanno spuntando e quando arriveranno me li terrò perché fa parte della mia natura, ok? Poi ci sono donne che stanno bellissime e sono bellissime con i capelli tinti, ma non lo trovo naturale, ok? Ma questo non No, è no, una aspetta, critica. ferma, ferma. Ci stanno anche uomini, ferma. Anche uomini e Vabbè. No, ma va soprattutto, bene, cioè va no, bene, guarda che se sì, ti no, fa ma star meglio, guarda Angelo, che se una cosa ti fa star bene, falla, cioè se compensa tutto il resto, ma va benissimo. È soltanto che a me piace proprio così, a me piace vivere al naturale, piace oh, certo, anche sentirmi uguale. libera. Uguale, cioè, è uguale, però ci sono dei personaggi nel nostro mondo che fanno l'anti-aging tingendosi i capelli e poi dicono che fanno l'anti-aging. Vabbè, no, questo è sempre per prendere un po' in giro bonariamente, però loro si offendono. No, no, cioè ognuno, io sono sempre libera del pensiero, non è nessuna puntare il dito su nessuno, anzi, è il fattore così proprio di una menopausa ancestrale, come ho intitolato il libro, non vuol dire solo cosa mangio, ma vuol dire come vivo in generale. E il vivere in modo ancestrale è anche questo, cioè accettare proprio il mio cambiamento, la mia trasformazione. Perché poi alla fine è una trasformazione. Io dico sempre, se la donna e chi gli sta accanto proprio impara a vivere questo momento come una trasformazione, è il momento in cui la donna può dedicarsi di più a se stessa. Perché se fa utilizzare tutto questo calore, no, che la vampata gli procura, perché alla fine è energia, è un'energia che la donna ha all'interno e se la fa utilizzare. Proprio se la utilizza anche con lavorando, prendendosi cura di se stessa, sicuramente, ma anche occupandosi anche del resto della famiglia o facendo degli hobby che magari prima non avrebbe mai fatto, perché doveva occuparsi a cosa? Ad accudire la sua famiglia, doveva occuparsi ad accudire i figli, cioè tantissime altre cose. Questo momento qua invece è un momento proprio di rinascita, perché la donna ha più tempo per se stessa. E può dedicarlo anche a imparare anche cose nuove, perché no?
cioè è un momento secondo me molto valido per la donna. Vedi Angelo come il mio lavoro si complementa molto con quello che può essere quello del medico, perché io lavoro in centri medici dove le cose vanno complementari, cioè quello che è la parte medica, chiaramente c'è il medico, la mia parte è quella del le abitudini quotidiane, come gestire la propria abitudine quotidiana. Ed è... Ma noi, scusa se ti interrompo, è per quello che diciamo nasce la SIMNE, che accoglie tra i suoi membri tutte le professionalità, persino avvocati, filosofi e così via, proprio per fare quello che, di cui abbiamo parlato anche all'ultimo convegno di due domeniche fa a Cevoli, no? Per andare a cercare di compensare per quanto possibile tutti i mismatch evolutivi in cui viviamo, e ci ho fatto una relazione di più di mezz'ora dove era un semplice elenco di tutti i mismatch evolutivi in cui noi viviamo, e quindi cercando di dare delle idee ai nostri clienti, ai nostri follower, per cercare di mitigare queste situazioni che per noi rappresentano solo fonte di stress e chiaramente di perdita di salute, no? È una sommatoria incredibile di fattori esterni che non ci appartengono più, non fanno parte della nostra natura. Certo, sì, considera che quello che io ho visto in queste popolazioni qui è che loro... per il 98% diciamo mangiano sempre, mangiano bene, e so che a volte quando arrivano gli agronomi o qualcuno proprio che li controlla, che tiene controllato un po' la produzione delle cose che fanno, magari li portano qualcosa. E, però ho notato che nella loro vivendo talmente bene e seguendo proprio i ritmi della natura, se ogni tanto introducono qualcosa, non succede niente, ma perché loro, cioè, hanno tutto un contesto nel quale stanno bene, ok? Vivono serenamente, seguono i ritmi, pertanto quelle extra per il corpo passa inosservato. E che noi oggi cosa succede? No, si vive di corsa, si vive condizionati da tanti fattori che arrivano dall'esterno, e non si mangia bene, oppure per la maggior parte delle persone non mangiano bene. Tante volte manca la cultura anche del cibo sano, del cibo vero, perché l'alimentazione è diventata come la politica, cioè o sei di un settore o sei dell'altro. In realtà non dovrebbe essere così, ma questo crea anche molta confusione, e le persone alla fine, un extra che può essere, quello che può essere un extra è la goccia che ha fatto trabassare il bicchiere, perché alla fine ha esploso tutto quello che c'era all'interno del corpo, e questa è la differenza sostanziale che loro non vivono. Vai adesso, vai. Scusa se ti interrompo, no. È anche, lo vediamo anche in certi, diciamo, filoni alternativi, no? Tipo ormai quello che è diventata degenerazione paleo, no? Cioè ti fanno una ricettina, ti dicono, cioè loro te la buttano lì, poi la gente cosa pensa? No, allora questo lo posso mangiare 10 volte al giorno perché è paleo. Cioè, in realtà non gliela mettono giù che è uno sgarro, una tantum, e la gente si rimpilza tutti i giorni di queste ricette che vengono date, che sono un'alternativa al comfort food, e poi alla fine i risultati sono praticamente uguali a quelli del mainstream. Ecco, quindi è l'educazione alimentare che è più importante del resto. Guarda, io mi dissocio un po' da quello che oggi viene chiamato paleo, perché sebbene io a voi vi ho conosciuto così, tramite la paleo, vi ho conosciuto in questo modo, però mi dissocio da questo, perché vengono utilizzate tante farine alternative, farine di mandorla, farine di cocco. Questo non c'è in natura, cioè è un lavorato comunque, e tieni conto anche di un altro fattore, al di là che possa essere lavorato, ma proprio quando tu metti in cottura, ok, una farina di le mandorle, le metti in cottura, le metti a più di 160 gradi, che crea delle sostanze tossiche, e poi tu questo lo porti all'interno dell'organismo. E questo è quello che non mi trovo con questa filosofia. Preferisco il cibo vero, ok, un frutto. Poi se ogni tanto te lo vuoi concedere, va bene, cioè non sto qua a sindacare a quello che ognuno poi fa a casa sua, però
non mi ci trovo, non riesco a trovarmi con questo. Ti dico la verità, se, che l'ho inserito anche all'interno del libro, se io devo scegliere, ok, un cereale da lasciare alla donna, perché come ti ho detto prima, tante volte tanta verdura, tanta frutta può creare una grande fermentazione, un grande gonfiore finché non sistema la sua digestione, il suo organismo. Se devo scegliere un cereale, scelgo il riso, ma per un semplice fatto, perché dagli studi che ho fatto, hanno provato in tantissimi modi a modificarlo geneticamente come hanno fatto col grano, e il riso è l'unico che torna alla sua parte originaria. Pertanto è l'unico che l'uomo non riesce a modificare, almeno finora non è riuscito a modificare. E questo già mi fa pensare che dico, se io ti devo inserire qualcosa, non è chiaramente ancestrale, però se in quel momento lì ho necessità di assumere più carboidrati, posso tenere quello. Inoltre, per la donna che deve preparare anche per tutta la famiglia, tenere degli alimenti che sa che va bene per il marito, per il figlio, per se stessa, guarda che è una grande comodità, in questo senso. Pertanto, cercare un po' di quello che a me piace sempre è andare a ragionare e vedere nell'arco dell'umanità, della storia, cosa questi alimenti hanno peggiorato o hanno migliorato la situazione dell'essere umano. E allora lì ecco che fai un qualcosa di personalizzato sulla persona, che gli puoi dare un aiuto e puoi dare un'educazione alimentare personalizzata, perché hai l'ascolto dall'altro lato e riesci a trovare comunque un compromesso che poi farà. Cioè, se questo piccolo compromesso poi mi permette di seguire tutto il resto, ben venga che ci sia. Però per il resto no, sono più selettiva, è solo questa parte qui che cerco di essere un pochino più morbida, ma perché vedo che viene ben apprezzata. Sì, ma infatti anche noi diciamo, vediamo anche persone che fanno sport agonistici, anche di endurance, e però per fare la pale o si rimpilzano di carboidrati, fonti glucidiche alternative, quindi gonfia la pancia, eccetera, eccetera, oppure vanno in low carb, quindi depressione cronica di glicosio, e noi diciamo ma mangiati del riso. Cioè, la cosa è no, ma perché sono in paleo, devono fare la pace. Poi, tra l'altro, appunto, come dicevi tu, il riso è una via di mezzo, diciamo, un elemento borderline, ma almeno peggio anche certe volte di rimpiazzarsi di frutta e altre cose, perché diciamo, ha una struttura che permette, diciamo, di rendere meno accessibile la parte glucidica ai microbi del microbioma, no? Quindi diciamo che distinzione tra carboidrati acellulari e cellulari, il riso è un attimino borderline perché pur essendo un cereale che dovrebbe essere acellulare per definizione, in realtà è meno accessibile, quindi permette, diciamo, di mitigare la sovraccrescita batterica e quindi metaboliti proinfiammatori. Quindi, diciamo, ecco, a volte legarsi a una filosofia in modo ignorante poi porta a risultati peggiori, ecco. Condivido. Tornando, voglio fare una cosa che mi piace molto, perché sono due studi che nessuno considera praticamente. Sono due studi incredibili, tra l'altro pubblicati su Science, che è uno dei primi 3, 4, 5 journal scientifici al mondo. Un grande ricercatore che, se non mi sbaglio, si chiama Spector, ha fatto delle prove su delle popolazioni africane, mi pare proprio Yazza, che vivono in contatto intimo con la terra, col sole, insomma con la natura, e ha provato a dare loro de degli alimenti assolutamente pessimi, no? Che noi consideriamo pessimi, in tutte le alimentazioni vengono considerati pessimi, dalla paleo anche persino i vegani, anche per i vegani sono pessimi. E ha dato la Coca-Cola, la Fanta, ha dato a questi cacciatori raccoglitori, e hanno dato addirittura l'antibiotico. Hanno dato l'antibiotico. E che cosa hanno visto dall'analisi del microbiota di questi cacciatori raccoglitori? Che
che questo microbioma era talmente resiliente che come se non se ne fosse neanche accorto di aver introdotto queste sostanze estranee, diciamo, questi cibi occidentali. Che begli occhiali che c'hai. Vero, vero. È che gli altri cominciavano a dar fastidio. Ok, ok. E quindi si è arguito che il microbioma di questi cacciatori raccoglitori è estremamente resiliente. La realtà è che sì, è resiliente, ma perché questi cacciatori raccoglitori si possono permettere, tra virgolette, questi sgarri, perché vivono in simbiosi con la natura. E quindi se tu vivi in simbiosi con la natura, puoi andare ben oltre il cibo, che comunque rimane una cosa, diciamo, un fattore per la salute importantissimo, per carità, soprattutto qui in Occidente, dove praticamente le abitudini di vita pessime, il fatto che siamo immersi nelle onde elettromagnetiche, il fatto che viviamo dentro case illuminate artificialmente, chiaramente dobbiamo attenzionare purtroppo anche il fattore cibo. Ecco. Va bene, scusate questa parentesi, Ti sei ricollegato, Angelo, con quello che certo, avevo detto precedentemente, esatto. Pertanto sì, la stessa cosa. L'ho fatto apposta perché mi sono ricollegato, però perché c'era stato l'intermezzo di Alessio. Allora, adesso parliamo di questo libro. Io ti ho conosciuta qualche mese fa a Chioggia, abbiamo fatto due convegni. Allora, prima cosa volevo salutare chi ci sta seguendo. Vabbè, Davis Zampedri, non lo possiamo anche non salutarlo. Poi c'è Francesca Vicentini, ciao Francesca, che è entusiasta. Io non li vedo, li vedrò dopo, dai. Barbara Broia, poi ce ne sono altri, cioè, perché non li riesco a leggere, non riesco a vedere tutti i commenti. Non riesco a vederli, va bene, li guardo dopo. Salutiamo tutti i nostri, diciamo, ciao. Sono 30 in questo momento, quindi un buon numero. Ecco, allora, quando abbiamo fatto questi due convegni con la Simne, in un periodo in cui praticamente convegni non ne sono stati fatti per ovvi motivi, per i noti motivi dipendenti da questa situazione pandemica o finta pandemica, e ho conosciuto Silvia, abbiamo fatto due sforzi megagalattici sia a Chioggia che adesso, due settimane fa, a Cevoli, a Pisa. Entrambi i convegni hanno avuto un successo incredibile, e per me, io ringrazio gli organizzatori di Chioggia, Gambacciani e Pini di Cevoli, e chi mi ha aiutato, perché alla fine sono dovuto intervenire io a Chioggia, quindi Cabras, eccetera, e siamo riusciti a fare questi convegni in presenza, ovviamente senza Green Pass e senza altre richieste strane e anche quelle mismatch evolutivi. E quindi io ho conosciuto Silvia a Chioggia e mi ha parlato di questo libro, e a me subito il titolo mi ha intrigato immediatamente. Ho detto: con questo libro diventiamo tutti e due ricchi, io perché li vendo, lo pubblico e lo vendo, e Silvia perché diventa famosa. Allora, mi aveva detto inizialmente che era un libro di ricette, quindi che era già pronto, e in effetti per più di metà è un libro di ricette con delle fotografie anche molto belle. Belle, vero? Sì, belle. Sì. E quindi mi è costato anche di più, perché fare tutti i libri a colori costa di più, ma questa è una nota dell'editore. Però poi mi ha detto che voleva completarlo con delle aggiunte più che altro divulgativa, ecco, ce ne vuoi un po' parlare di questa, della genesi del libro? Allora, sì, era nato. Scusa, ti interrompo, ne ho solo due copie in magazzino, praticamente è andato a ruba. Non ne ho più. Non ne ha più neanche Silvia, che gliene ho date un bel mucchietto, quindi ce ne ho solo due, questa è una delle due, ce l'ho qua in mano, quindi se ve la volete prenotare dovete interrompere la diretta e andare sul mio shopping e prenotarlo, che sono solo due. Allora, quindi scusa se ti ho perché la prossima ondata l'avremo tra un paio di settimane, perché devo fare un ordine. Okay. Mi scuso con Silvia che purtroppo diciamo c'è un concorso di colpa, un po' mia ma un po' anche dell'editor, che ancora non ha finito alcune cose. Perdonati tutti e due.
Allora, inizialmente quello che ti avevo proposto, infatti, è un libro di solo ricette. Ricette chiaramente che richiamassero il cibo semplice, il cibo secondo natura, una cosa semplice ma che si potessero fare, perché ce ne sono tantissime ricette buone, per carità, è tutto però complicate, complesse da elaborare. E quello che mi chiedono in studio è la velocità, la semplicità nel preparare le cose e fare un qualcosa che vada bene per tutta la famiglia e non stare tante ore in cucina. Ed è questa la base delle ricette del libro. Chiaramente c'è qualcuna un pochino più elaborata, ma la base è proprio quella di andare a rendere il cibo semplice e non andare a sprecare gli alimenti, perché infatti si possono fare tantissime combinazioni, sia dal punto di vista della vista, chiaramente del colore del piatto, di come lo vai a preparare, anche con le cose che hai preparato il giorno prima. Magari se hai avanzato delle verdure, della carne, cioè li puoi disporre nel tuo piatto e tenere comunque un buon piatto per il giorno successivo. Anche quello è un punto di un occhio di riguardo sul fatto di non andare a sprecare il cibo. Anche perché li possiamo preparare in tantissimi modi e di conseguenza andare a utilizzarlo nel modo corretto e semplice ci avvantaggia moltissimo e non ci fa spaventare. Perché spesso quello che mi dicono è il fatto che troppe cose particolari spaventano, spaventano perché richiede troppo tempo e troppa lavorazione. In realtà si possono fare delle cose molto semplici. Poi il fatto di aver aggiunto una parte iniziale, Angelo, perché mi sono posta questa domanda, dico ok, io apro questo libro di ricette, ma se non spiego da dove deriva, perché ti ho dato questi alimenti, perché siamo abituati ad avere di tutto e di più nelle ricette, e allora se io non ti spiego qual è il concetto del perché questo alimento così semplice, perché noi donne dobbiamo utilizzare determinati alimenti, da dove deriva, cioè cosa... Perché non ti ho messo gli alimenti col glutine, ad esempio? Perché il glutine è una colla, i tuoi bili intestinali, che sono, dovrebbero essere, no, ben formati, quando arriva chiaramente questa colla, comincia a devastare, comincia ad appiccicarsi, perché il nostro, la parete lume intestinale è di velluto. Noi non siamo abituati a vederlo come un velluto, ma in realtà è così. Se io li appiccico continuamente su un velluto, tutte le sostanze appiccicose oppure delle sostanze corrosive, mi va a danneggiare questi bili intestinali. Dopo il nostro organismo cosa fa? Si comporta nello stesso modo di un celiaco, pur non essendo celiaco. Ed ecco che cominciano le intolleranze, comincia il non digerire bene, comincia il gonfiore, cominciano tante altre situazioni alle quali non se ne viene fuori. Allora, se tu impari come gestire questo a monte, ecco che diventa più semplice. Per quello ti ho detto, preferisco avere una prefanazione, preferisco spiegare il Prefazione. perché, da dove deriva questo. Un'altra cosa molto così curiosa, che è da dove deriva il nostro gusto ancestrale per il cibo dolce e per soprattutto in menopausa, soprattutto, c'è una tendenza delle donne a scegliere il cibo dolce perché non se ne accorgono che più di questa sostanza ne mangiano, più sono dipendenti e di conseguenza hanno sempre una necessità maggiore di andare a mangiarlo. E questo l'ho spiegato all'interno del libro, da dove deriva proprio questa nostra necessità di utilizzare il cibo dolce. E io ho messo poi in fondo quali sono i dessert della natura. Hai visto, Angelo, no? I dessert della Sì. natura, e ho inserito tantissimi frutti messi anche diversamente, cioè in modo più Ma particolare e diverso. i nostri spettatori ci chiedono se hai inserito la besciamella al forno con la panna di cocco e il formaggio con la granella di mandorle. Aspetta che guardo, La eh. Per il pasta da prossimo, per cereali. il prossimo. Non c'è? Te lo sei Per il dimenticato? prossimo, Ma guarda, per il come la prossimo. ricetta di Marina la nonna papera non l'hai messa? No, no, no. Mannaggia, cosa mi sono dimenticata? Ok, Alessio, hai qualche altra domanda per la nostra bella e brava Silvia? È molto, molto educata, proprio nello stile della nostra pagina Facebook. È in linea con la nostra pagina Facebook.
Cosa pensi quindi anche dell'importanza della stagionalità e della località del cibo? Che è fondamentale, seguire la stagionalità è fondamentale, perché tu considera, Alessio, che noi portiamo all'interno del nostro corpo tutte le informazioni esterne, le portiamo all'interno del nostro corpo. Pertanto seguire la stagionalità, guarda che la stagionalità è stata proprio creata per questo motivo, perché a noi in determinate stagioni ci servono determinati cibi. Non a caso gli agrumi ci sono in inverno, perché è dove abbiamo più necessità di vitamina C, ed è una difesa naturale quella se tu vai a utilizzare gli alimenti della stagione. Un unico alimento che c'è, adesso vi faccio una domanda a voi, vediamo se la sapete. Un unico alimento che c'è tutto l'anno, che ci dà vitamine tutto l'anno, che è fondamentale per il nostro corpo. E c'è tutto l'anno. La carne? No. Il grasso animale, non lo so. Beh, quello sì, c'è, quello c'è. Sì. No, no, come frutto, come frutto. Come ah, quando... come frutto. È facile. Il limone c'è tutto l'anno. Ma il limone perché il quattro stagioni, il limone c'è tutto l'anno, proprio perché il nostro organismo può rifornirci di vitamine proprio tutto l'anno. Chiaramente la stagionalità una cosa, e i prodotti locali è anche un altro dei fattori, perché se parliamo degli agrumi, mi sta bene mangiare gli agrumi perché contiene determinate sostanze, però le contiene, se tu le raccogli le mangi, se fanno il giro del globo, se li lasci lì mesi e mesi e li vai a mangiare dopo tot tempo, chiaramente la quota vitaminica sarà diminuita, sarà minore, e quello che tu apporterai al tuo organismo sarà molto, molto inferiore. Pertanto sono due elementi che vanno di pari passo. E io ho inserito anche all'interno del libro una cosa che ho inserito anche l'avocado, ma perché l'ho scritto anche, che noi abbiamo anche le coltivazioni italiane, pertanto il miglior periodo di mangiare avocado in Italia è adesso, è questo, perché in questo periodo qua ci sono. Dopo lascio da parte i giri del globo di altri. Almeno se uno deve mangiare l'avocado, almeno qualcosa che lo mangi. Almeno ecco qualcosa di maturo che viene da vicino. Sì, solo questo, altro no, non mi... Nel mio libro Vitamina D, giusto per completare questo discorso, introduco questa dieta, cioè me la sono inventata così, ma non è marketing, si chiama dieta stagionale, e che praticamente consente di gestire al meglio, e che è una dieta ovviamente che c'è una logica di base, perché seguire la stagionalità, l'hai appena spiegato, è la cosa migliore, no? Quindi c'è già una logica di base, ma c'è una doppia logica anche in funzione della vitamina D. Perché che cosa uno fa di estate alle nostre latitudini, primavera e estate, si ricarica di frutti, quindi di carboidrati, di vegetali, di tuberi e così via, e quindi mette su anche qualche chilo, nel frattempo prendendo il sole stocca in questi adipociti che ha messo un po' su, non è che uno deve fare una panza così, tra l'altro mangiando cibo vero si ingrassa un po' ovunque, non è che si ingrassa in maniera localizzata. E quindi in quei 2-3 kg in più che uno mette di adipociti va stoccata questa quota di vitamina D, che poi dopo va sfruttata nella stagione più fredda, quando si inizia a shiftare su un'alimentazione più low carb o addirittura chetogenica, perché d'inverno chiaramente c'è molto meno accessibilità a fonti glucidiche, e quindi si passa a fonti più proteiche e ricche di grasso, e quindi a quel punto si dimagrisce, come tu ci insegni, si dimagrisce, e quindi si libera anche questo surplus di vitamina D, oltre che la vitamina D è contenuta nei grassi animali, per cui non c'è assolutamente bisogno di integrare, come vediamo, a qualsiasi latitudine la natura ci offre tutto quello che ci serve. Persino la vitamina C è contenuta nell'alimentazione degli abitanti del Polo Nord, tanto per essere chiari. Persino la vitamina C è contenuta nell'alimentazione di questi, nel fegato di alcuni animali, che loro mangiano in maniera, diciamo, abbondante. Ho fatto sta parentesi. Alessio?
Ma direi che siamo a posto, abbiamo toccato un po' tutti i punti salienti, quindi. Allora, stiamo organizzando una diretta con Sally Fallon. E volevo essere sicuro, la volevamo fare questa settimana, ma ho degli impegni abbastanza importanti di lavoro, quindi l'abbiamo rinviata. Spero di poterla fare la settimana prossima. Con Sally Fallon, ovviamente, approfondiremo il discorso. Sally Fallon è la presidente della Weston Price Foundation, è una, diciamo, delle persone dalle quali ho attinto a 360 gradi sull'alimentazione quando ho iniziato a interessarmi di queste tematiche. È famosissima per aver scritto alcuni libri, tra questi il più importante è Nourishing Tradition, che abbiamo appena finito di preparare per la mia casa editrice, e a breve lo proporremo solo in edizione deluxe. Però io ho appena pubblicato, cioè da 2 o 3 mesi, il loro ultimo libro del presidente e del vicepresidente della Western Press Foundation, Il mito del contagio, che parla proprio, è attualissimo perché parla di questa situazione pandemica, e quindi anche quello vi invito ad acquistarlo, è disponibile sullo shopping e in questo momento anche su Amazon, anche se non abbiamo completato la scheda descrittiva del libro. Ecco, e quindi i prossimi appuntamenti nostri saranno il 23, sabato 23 ottobre a Roma, sala pienissima per l'undicesimo appuntamento del Light Training. E abbiamo ancora dei posti in sala perché mi hanno costretto a pagare 50, 50, ecco, sì, 50 coperti per il buffet, che ho dovuto anticipare perché Roma, come Milano, è una piazza estremamente costosa e anche, come dire, va bene. E non è richiesto il Green Pass, è una sala privata, per cui venite. Comunque manterremo distanziamenti perché una sala da 100 persone io farò entrare non più di 45 presenze, quindi già abbiamo una quarantina di iscritti, abbiamo ancora 5, 6, 7, poi dopo se venite un po' di più vi faccio entrare in qualche modo. E questi sono i nostri prossimi appuntamenti. Poi dopo a Bergamo sta organizzando Cabras, ma stiamo ancora in alto mare, la data dovrebbe essere il 20 novembre, la data approssimativa. E invece i tuoi prossimi progetti, Silvia? Con voi a febbraio a Vicenza, giusto? Vi aspetto a Parla Vicenza. tu di questo progetto di febbraio, sperando che per febbraio sia finito il periodo Esatto. di Dobbiamo. emergenza nazionale, eccetera, eccetera, e quindi ci potremmo spostare tutti quanti liberamente. Allora, a febbraio, infatti, vi aspetto, organizzeremo, come hai detto tu, il sabato il Light Trainer e la domenica invece con la Sime, sono gli incontri dove parlerete voi e ci sono anche gli altri organizzatori, poi decideremo in questi mesi. E preso Recuaro, dove c'è il Recuaro Bike Park, che è una struttura nuova appena ristrutturata e che ha la possibilità di ospitarci tutti quanti. Speriamo che ci sia la neve, perché se c'è la neve come l'anno scorso, Alessio, avrai tanti esercizi da farci fare sulla neve. Io ci conto. Certo. Sarà un esperimento nuovo unire, diciamo, le light trainer il sabato e la sim la domenica, un esperimento nuovo. Ma noi lo facciamo per convivialità, per stare insieme, diciamo, ecco, come persone umane, per dimenticare questo periodo storico veramente triste. E invece, per chi ti volesse contattare per dei consulti, come deve fare? Allora, c'è tramite il sito Ecco, lo vedete che oppure scorre qui? Lo vedete? sulla pagina Facebook Rinascita in Menopausa c'è il numero di telefono e ci sono gli assistenti che rispondono sempre. Anche io ho gli assistenti. Anche tu, vedi. Rispondi ai. Qualcuno mi scrive su WhatsApp: potrei parlare con l'ingegnere Rossiero? Sono io. No, che io quando sono in consulenza non Ah, rispondo. beh, certo, E beh, certo. quindi ci sono. Tanto hai già conosciuto il mio consulente. Sì, ok. Adesso Alessio ci vuoi salutare? Vuoi dire un'ultima cosa? Grazie mille Silvia per essere qui e
ci vediamo nei prossimi appuntamenti, sia dal vivo ma anche online, perché no? Sicuramente, sicuramente io sono contentissima che mi avete ospitato nella vostra pagina e ci vediamo presto sicuramente, o in altra diretta, come hai detto te, oppure direttamente in un corso. Sì, noi preferiamo sempre vederci dal vivo, perché oltre al rapporto umano è anche poi la disconnessione dai dispositivi elettronici dell'elettrosmog, quindi predichiamo bene, però vogliamo razionare anche bene altrettanto. Quindi. Esatto. Non si è parlato molto del fatto che sia a Chioggia che a Cevoli gli ultimi due convegni simili, poi c'è stata una sessione anche molto lunga, di un paio d'ore, quantomeno a Cevoli, a Chioggia non lo so perché non ci sono andato, però una sessione di Erting che è stata curata da Alessio, credo anche ovviamente da Cabras e da anche da Pini, o no? Sì. Beh, comunque anche... molto interessante anche perché a Cervoli ho fatto da cavia e ti devo dire che è molto interessante il tutto, è anche piacevole, ma anche perché si scoprono delle cose veramente importanti che sono alla portata di tutti, sono degli esercizi quotidiani che possiamo fare tutti i giorni proprio a casa, non costano niente, basta avere un giardinetto o un prato, non costa nulla e si impara tantissimo, pertanto oltre a tutto quello che ci scarichiamo dello stress quotidiano facendo Erting. Assolutamente. Sì, sono delle tecniche che sto imparando. La mia personale esperienza è che quando faccio dei viaggi lunghi, poiché la macchina, purtroppo anche le macchine vecchie, sono un coacervo di onde elettromagnetiche all'interno, io quando finisco un viaggio lungo, prima non dormivo, non riuscivo a dormire, nonostante tutte le mie tecniche, aver scritto il libro Insonnia, eccetera, eccetera. Adesso bastano, so che a qualsiasi ora io arrivi a casa, devo fare 20-25 minuti di Erting e proprio sento queste energie che rientrano nel mio corpo e lo stress che va via, sparisce e quindi torno, diciamo, in piene forze e dormo benissimo. Approfitto a dirti una cosa, che io ho sempre camminato scalza, quando ero piccola era normale camminare scalza, però fare proprio l'esercizio e sapere proprio perché lo stai utilizzando, perché cosa stai, appoggiare correttamente la pianta del piede, fare gli esercizi è veramente un'altra cosa, è un'aggiunta, è un valore aggiunto davvero importante. Benissimo, allora vi aspettiamo tutti quanti alle nostri appuntamenti del Light Trainer, ma anche quelli della Simene. E a proposito, la Simene a breve avrà un sito internet. Io purtroppo devo parlare anche da presidente, perché ahimè mi hanno voluto fortemente che io tornassi a fare il presidente della Simene. A breve avremo un sito e vi chiedo di sostenerci in maniera entusiastica e con entusiasmo, perché noi abbiamo fatto una scelta importante: non avere sponsor. Quindi noi andiamo avanti con le nostre forze economiche senza sponsor, proprio per dare sempre questa immagine di indipendenza, che tutto quello che vi raccontiamo potrà anche non essere vero, ma lo facciamo comunque in buona fede, lo facciamo perché ci crediamo veramente. E quindi è importante che voi ci sosteniate anche con la semplice iscrizione annuale, che costerà, credo, 25 euro, e vi darà accesso anche a delle scontistiche sulle nostre prestazioni professionali, oppure anche sugli oggetti di biohacking che potete trovare nel mio shopping, o altre cose che poi piano piano inseriremo. Stavolta non faremo l'errore, diciamo, della prima fase della Simene, ma cercheremo di strutturarci al meglio possibile. Abbiamo un bravissimo webmaster che ci seguirà in tutto questo e niente, va bene. Vi diamo appuntamento alle prossime dirette, speriamo di organizzare la settimana prossima un fiore all'occhiello per il mio blog, l'incontro con Sally Fallon, che è presidente della Western Press Foundation. Voglio dire, ormai cerchiamo di avere anche contatti internazionali, e a differenza degli altri guru del cibo e dell'integrazione italiani che si dedichi solo al marketing. Alessio, quando faremo invece la seconda parte
dell'incontro con Cowan? No, dobbiamo fissarlo, penso, nelle prossime settimane. Comunque, le prossime due settimane lo faremo sicuramente. Benissimo. Vabbè. Allora, un saluto a tutti in particolare ai guru del cibo e dell'integrazione. Ciao, ciao.